E che cosa abbiamo qua? Qui abbiamo un fossile. Ciao a tutti! Come si sente, siamo vicino a una strada nel bosco. Ah, c'è tanto casino, tanto traffico qua. Adesso andrò in quella direzione, vedrò che là vedo un sentiero. Qua è tutto ripidissimo, guardate. Ok, adesso vado in quella direzione e vedere che cosa troviamo. Se vi interessa che cosa troviamo, naturalmente pollicione in su e lasciatemi un abbonamento, mi raccomando. Ok, allora il primo. Ritrovo. Ecco, e avevo ragione, qui i francesi si sono scontrati con gli austriaci qua dintorno. Qua si vede già un palino, dovrebbe essere o tedesco o francese. Sì, i tedeschi hanno combattuto con i francesi contro gli austriaci. E da questo qua il primo palino. Adesso guardiamo che cosa troviamo ancora. Il bosco è bello e grosso e grande. E sì, andiamo alla ricerca. Rimanete accesi. Ed ecco, non so che cos'è, sembra di una catenina qualcosa. Ma lo pulirò a casa e ve lo farò vedere. E guardate qua, belle ossa grandi. Chissà di che roba è, di che animale. Ma forse qualcuno di voi lo sa e me lo scrive sotto. Ok, e avanti. E guardatevi questo chiodo. Che strano. È un buon segnale, purtroppo il materiale è che non mi piace. Una lattina di birra, ma guardate dove sono. Chi cazzo viene qua a bere birra? Mezzola. Un bel pezzo di bomba. Cazzo, guardate che spessore. Mezzola. E che cosa abbiamo qua? Qui abbiamo un fossile, un po', ma sembra quasi nuovo, dire. Ma sarà forse il cacciatore? Chissà. Che cos'è questo? Ah, guardate. Strano che si trova qua. Sembra un pezzo di boh, non saprei di che attrezzo. Penso perché qua è una discesa che fa come una grondaia, perché guardate che cosa ho trovato in questo buco. Allora, misto un po' di tutto. I pezzi di una bomba, due spari diversi, un tappo di birra e guardate quanti palini, sono 11 palini.
due bottoni, tutti in questa buca. Mezzea! Mi sa che andrò qua su a vedere. Sembra un pezzo di una catena, ma sembra anche una fibbia. Ma che sarà? Ah, boh, diciamo un pezzo di una catena, dai. E Ale, un coltello, una lama di un coltello sembra. Forte. E guardate che buco! E ci sono tutti sti chiodi vecchi fatti ancora a mano. Questo tocco anche fatto a mano, si vede. Non so se è una monetina o che cacchio è, ma la puliremo a casa e ve la farò sicuramente vedere. E tutti sti chiodi vecchi fatti ancora a mano. C'è ancora tanta roba qua dentro. Guardare, vi dirò. E Ale, pallino numero 100. Ma lo sapevo che qua sparavano coi moschettoni o come si chiamano. E per questo so che ne troverò ancora tanti, perché qua, come ho detto, i tedeschi, i francesi e gli austriaci si davano i pallini. E in questo bosco ci sono anche tante cose di bombe, pezzetti, mezzega. Sì, qui adesso su questa salitina farò la mia pausa, perché sono un po' in mezzo a questa valle e di là c'è un burrone grande qua. Non so più, dovrei andare verso di là, però c'è sto da scalare. Dobbiamo vedere, adesso facciamo prima una pausa, mangiamo qualcosa e dopo si pensa meglio. Sì,
Vedete? Sono catturato in queste due valate. Dovrei proseguire di là, però qua c'è un sentierino piccolo. Povero. Sono venuto da là, qua giù, che lassù c'è una stradina che va. E qua giù, stradina va ancora più in su, però io voglio andare di là, non in su. Guardare. Ale, di nuovo un palino. Oggi diventa pesante il marsupio qua della Garrett. Cavoli. E guardate qua, ho trovato un bossile molto vecchio e là c'è la strada e guardatevi qua, qualcuno si è fatto coi sassi un riparo, sicuramente ha preso il fucile così, ha mirato alla strada e il bossile è caduto qui. E qui vicino a questo riparo di nuovo un bossile. Ha sparato due volte. E di nuovo un bottoncino. E sotto questo bel sassolino abbiamo trovato un coltellino. E dopo il coltello, wow, una forchetta. E penso che il coso della posata, alla fine, un manico, praticamente un pezzo del manico che era tutto qua, forchetta, coltello e questo. E di nuovo una lama. Ecco, e adesso abbiamo trovato una forchetta intera, cioè tranne il manico. E si vede che qua due o tre persone hanno mangiato e hanno perso le posate. O non saprei. Boh. E di nuovo un coltello. E di nuovo una forchetta, ma qua quanta gente ha perso le forchette e i coltelli qua. Ma sa che ce n'è ancora. Non ci crederete. Sono senza parole. Bleh. Ok. Mi sa che prima li tirerò fuori tutti da terra e dopo ve li farò vedere, se no qua non so che cavolo c'è. E non apri bottiglie. E lì, la prima monetina. E cosa? Sono 10 groschen austriaci. E la vedete? Sì, sono di nuovo 10 groschen austriaci in alluminio.
Ecco, per oggi finirò sto video. Sono distruttissimo. Dai, oggi era una giornata un po' strana. Ho trovato dei ritrovi, va, quelle posate, strano. I palini dei fucili vecchi, quelli sapevo che li trovo perché qua in questo bosco dove sono andato so che c'erano i francesi, i tedeschi e gli austriaci al tempo di Napoleone che si facevano la guerra. Per questo abbiamo trovato tanti palini e mi sa che anche quelle posate vecchie, mi sa che sono di quei tempi, Non è che si sbaglia molto, eh. Ok, dai, due monetine, anche se sono solo groschen, però trova monetine nel bosco, Ok, allora spero, come sempre, che questo video vi è piaciuto. Mi lasciate un bel pollicione in su e naturalmente un abbonamento. E ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!